Hello guys! Fuori piove e noi presentiamo le nuove Globe Team. Ecco qui le scarpe. Come ho detto prima, fuori sta piovendo, ma noi ce ne infischiamo e continuiamo a fare la recensione di queste scarpe. Se tolgono la luce non è colpa mia e iniziamo. Si presentano con uno scatolo bianco, molto pulito, minimo, mi piace. Le apriamo e per fortuna non cade niente. C'è questa carta con scritto Globe. Abbiamo le nostre belle scarpozze. Sono davvero delle belle scarpozze che pesano abbastanza. Sono abbastanza pesanti davvero. Le vedete così perché io sono un tipo che le scarpe le tiene abbastanza strette. Infatti questo modello specialmente andrebbe tenuto molto largo. Però non lo so, a me piace che la scarpa mi stia abbastanza bene al piede, mi stia attaccata al piede. E quindi le tengo così larghe. Alla fine del parere degli altri a me non interessa. Un mio amico appena l'ha vista, queste scarpe le ha definite scarpe fatte con i copertoni della macchina. Perché questa qua è plastica, gomma. E in effetti è vero. Fuori sta cadendo il mondo, ma vabbè. Stavo dicendo, è vero, sembrano scarpe fatte con i copertoni delle macchine. C'è una suola in gomma. Questa qua che sembra, non lo so, pelle sintetica. Precisamente si chiama suede. Non ho idea di cosa sia, ma a noi non ci interessa. Sono delle scarpe abbastanza comode. Qui c'è un cuscino, sono davvero comode. Però ho visto che a lungo andare risultano un po' scomode. Infatti sto trovando qualche difficoltà. Queste, nella descrizione c'è scritto che nascono come scarpe da skate. Ma sinceramente io scarpe bombate per skateare non le vedo a nessuno. Io ci ho provato a skateare con le scarpe bombate, però non mi ci trovo per niente. Perché, non lo so, sono troppo larghi, quindi il piede, cioè, sulla tavola è troppo grande. Ora ve lo faccio vedere. Stavo dicendo, è un Element Nigel Houston. E fatemi sapere se volete un video su questo. Io non sono per niente bravo a skateare, però non lo so, magari queste scarpe magari cioè è troppo grande, cioè almeno per me, secondo il mio parere, è troppo grande. Infatti non ho mai usato scarpe combattere, sempre scarpe normali di quella grandezza. Prendo il sito, c'è scritto che hanno una zona holly rinforzata, cioè la zona holly sarebbe questa, quella con cui noi strisciamo il piede. Si potrebbe fare anche un tutorial sullo skate, ovviamente non fatto da me perché meglio di no. E niente, secondo me sono delle scarpe valide, che però non sono per tutti. Sono delle scarpe che intanto devi avere un abbigliamento adatto per portare queste scarpe, perché se sei una persona abbastanza magra con che veste stretto, secondo me non ci sta molto queste scarpe, perché sono delle scarpe enormi, sono grosse. Così sembrano fine magari perché io le ho messe strette, però ho stretto i lacci. Però sono delle scarpe che di loro calzano già abbastanza grosse. Non lo so. Non te lo metto neanche. Sono considerate delle sneaker. Non lo so. Per adesso sono ancora in fase di rodaggio, le sto provando. Sono comode, però a lungo andare fanno un po' male al piede, però non lo so. Questa è finita la recensione. Metti like, iscriviti e condividi se magari fare queste scarpe. Link il mio video. E basta, tutto qua. Bella.